per questo mi avvinci, per questo mi stringe a lui in un modo che non posso più prescindere, perché quello che voi adorate senza conoscere, Dio ve lo tolgo. Questa frase, questa suprema testimonianza che l'Apostolo Paolo ha dato al più alto vertice della cultura mondana, dall'Areopago di Atene, quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo porto. Io credo che stia qui tutta la questione dell'umanità e della Chiesa. E credo che debba essere dobbiamo chi percepisce le cose in questo modo e le percepisce perché ne fa esperienza. Perché di queste cose non si può parlare come di oggetti astratti, ideologici, filosofici, politici. Di queste cose si può parlare perché se ne fa esperienza. L'esperienza di una indomabile capacità di ricerca. Aiutare i ragazzi ad andare a scuola con questa la ricerca del cuore. Studiare, vivere i rapporti, lavorare con questa domanda che viene continuamente portata a galla e fatta conoscere. Aiutiamoli a percorrere il sentiero che va verso il mistero, ma soprattutto diciamo loro che il mistero si è fatto carne, che la verità che essi desiderano non è un'idea astratta, perfetta, logicamente compatta. La verità che noi attendiamo è diventata uomo. Verso la fine della sua vita, dedicata a mettere a tema la verità nelle due grandi esperienze che come uomo aveva potuto fare, l'esperienza del domandare il re. Questa è l'espressione con cui Benedetto XVI ha definito l'esperienza greca, un domandare. Bene, Agostino ha fatto l'esperienza del domandare greco e ha fatto l'esperienza della certezza della verità in Cristo. Così alla fine della sua vita, alla domanda appassionata di un suo discepolo, dici maestro, che cos'è la verità? Un uomo presente davanti a noi. In qualsiasi modo portiamo giovani o sappiamo provocare in loro la nostalgia del sentiero che va verso il mistero e sappiamo insieme provocare lo stupore di una presenza che non chiude la domanda, la risposta della fede non chiude la domanda, la risolve e la rilancia continuamente, perché un uomo che crede vive questa fiducia questa fiducia in Cristo come apertura a tutti i problemi dell'esistenza, come criterio con cui vive e affronta tutti i problemi. Io ho fatto questa esperienza e ho dovuto riconoscere ben avanti negli anni come sono, che non abbiamo incidenza reale nella vita degli uomini se non sappiamo far scattare questa la sintesi fra la fede e la ragione. Ecco perché io ritengo, non sono l'unico, ma ritengo fermamente che il grande magistero di San Giovanni Paolo II abbia avuto il suo compimento adeguato nella fede Santa Razia. E credo che la fede Santa Razia sia un'enciclica che dovrebbe illuminare il nostro lavoro di generatori della fede nel cuore dei nostri giovani. Altro adesso non so cosa. Allora, ti chiedo invece un giudizio su quello che insomma è accaduto nell'ultima settimana, sempre a tema di educazione, perché il ministro dell'istruzione Giannini raccontava qualche giorno fa a un evento del Corriere della Sera che entro la metà di ottobre verranno presentate le linee guida sull'educazione di genere, sull'educazione all'affettività, chiamata così, all'interno della scuola. Sappiamo che poi queste linee guida, pur lasciando una certa libertà a ogni scuola di definire chi farà questa educazione all'affettività dei ragazzi, però rispondono ai criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vanno verso
appunto l'idea dell'indifferenziazione sessuale. E allora io quello che mi chiedo, che ti chiedo è questo: ma perché la scuola sente l'urgenza di educare alla fertilità? Ovvero, sono i genitori che hanno smesso di educare o è lo Stato che ha iniziato a prendersi responsabilità che non gli appartengono? Lasciamo un momento perdere la capacità almeno dei genitori e dei adulti di assumersi la propria responsabilità educativa, perché in qualche modo già introdotto la tematica. Invece concentriamoci su questo. Uno Stato che pretenda, una istituzione pubblica come la scuola, che pretenda di intervenire ai livelli più radicalmente personali, della profondità della propria scelta, delle proprie scelte di fondo, quella religiosa per esempio, o della educazione a conoscere e quindi a sviluppare armonicamente tutte le dimensioni della personalità, di cui l'aspetto della fertilità è più imponente. L'Italia è piena di gente che ritiene che la fertilità sia sessualità. E la sessualità ha un suo valore e una sua dinamica assolutamente automatica. Si può prescindere addirittura da quelli che esercitano, vivono la loro esperienza sessuale, di sessualità, perché la sessualità è come un meccanismo, un dinamismo che ha valore in se stesso. Si può pensarla così, certamente, perché si può essere cretini e vivere da cretini, quindi io non mi stupisco che ci sia una fetta larghissima del nostro popolo che, manipolato sapientemente dai mezzi della comunicazione sociale e adesso da questi tremendi social network che hanno dilatato a misura la potenza dei mezzi della comunicazione più tradizionali, la pensino così perché la pensano così. Gli hanno fatto pensare così, le fiction televisive che per fortuna io non vedo mai, ma di cui mi vanno in tutte le fasce orarie, mostrano una affettività che è sessualità brutta, quindi anche brutta, perché una cosa brutta è anche brutta. E in questa serie di fiction televisive, eccetera, guardate che la cosa più impressionante è che non è ormai avvenuta una equiparazione fra la sessualità omosessuale e la sessualità eterosessuale, ma è avvenuta una esaltazione della sessualità omosessuale contro quella eterosessuale. Queste cose le vedono tutti, le vedono anche i ragazzi. Allora, la questione è molto più radicale. Io posso pensare alla mia vita in modo diverso da quello della maggioranza. Io posso pensare alla sessualità non come alla fertilità, non come alla sessualità, ma come all'espressione compiuta di una volontà di comunione nel quale si gioca intelligenza, affezione, amore, responsabilità, sacrificio. Posso o no? Abbiamo fatto battaglie memorabili, soprattutto nelle scuole superiori, perché se anche ci fosse stato uno solo in una grande scuola di Milano che la pensasse in un certo modo, doveva essere garantita la libertà di espressione, perché il problema della democrazia non è un problema della maggioranza che conferisce valore a quello che si dice. La democrazia è la possibilità di una convivenza dei diversi. Dunque i diversi possono convivere se prendono coscienza della loro diversità. Mi diceva Biffi una volta, il cardinale Biffi, una delle cose più straordinarie di questi 10 anni di episcopato, che stando lui a Bologna ho avuto varie possibilità di conversazione con lui fino a qualche giorno prima della sua morte. Diceva: l'Italia è piena di comunisti che non sanno cos'è il comunismo, di cattolici che non sanno cos'è il cattolicesimo, di socialisti che non sanno cos'è il socialismo, di liberali che non sanno cos'è il liberalismo. E questa è la ragione per cui viviamo in un casino.
proprio senza tante preoccupazioni, deve esprimere la verità delle cose. Allora io sto dicendo semplicemente che lo Stato non ha il diritto di entrare in queste questioni, perché queste sono le questioni che attendono a quella che noi chiamiamo cultura, e la cultura è l'espressione della propria singolarità, sostenuta per esempio nel caso della concezione antropologica cristiana dal nesso sostanziale fra persona e famiglia, fra persone e vita ecclesiale. Allora, questo spazio dove la mia personale inclinazione a vivere le grandi questioni della vita, in particolare l'affezione verso la realtà, in particolare verso l'altro sesso, questa è una questione in cui si gioca una concezione originale. Il cristianesimo non è l'unica concezione possibile, ma è certamente la concezione più originale che ci sia. Perché l'immagine del rapporto uomo donna, così come l'esperienza cristiana la propone, è di una singolare profondità e di una singolare ampiezza. La Chiesa non accetterà mai che la fedeltà sia sessuale. Ora, io credo che questa invadenza dello Stato è inevitabile in una struttura scolastica che ancora è rete, più che mai è rete della volontà totalitaria di usare la scuola come mezzo di omologazione della vita sociale. Una scuola che si sente destinata, abilitata a creare quella mentalità comune, indiscutibile perché pervasiva, perché arriva in tutti i modi. La ministra Giannini non ha detto che queste cose le hanno già sperimentate, se le hanno sperimentate in queste in alcune città prima di farle diventare indicazioni. E ahimè per loro ho tentato di sperimentarle anche a Ferrara. Si sono trovati con 200 insegnanti, 200 genitori davanti al provveditorato e soprattutto davanti al comune. Diceva, fate così, fate pure così, noi vi denunciamo tutti, dal provveditore agli studi e ai presidi, anche perché queste cose sono state tentate nelle città di provincia, disattendendo le regole che sono state fissate. In una scuola non nessuno può dire facciamo questo corso, se non hanno seguito certe procedure, così in classe, con studi istituti. No, queste cose sono passate quasi senza colpo ferire, anzi. Si sono stupiti che qualche genitore dicesse i miei figli, ma queste cose qui non vengono senza. Allora, non c'è niente da fare. Quando Manzucani al cota della democrazia cristiana in quegli anni, ebbe il coraggio di dire più società, meno Stato. Disse una cosa che ha valore a tutti i livelli della vita personale e sociale. Perché come lo Stato non deve intervenire nelle questioni profonde della coscienza, lo Stato non può determinare le modalità di espressione dell'iniziativa personale, economica, politica, eccetera, dei singoli o dei gruppi. Allora, che immagine abbiamo di Stato? Noi ereditiamo e rischiamo di avallare senza nessuna capacità critica uno Stato totalitario. C'è uno Stato che vuole totalitario non tanto perché il modo con cui esercita il potere è totalitario nella concezione, perché lo Stato può centrare con tutto, ma c'è un punto in cui lo Stato non può mettere il becco, che è la dimensione religiosa della vita. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, e io a Dio do la mia vita, la mia dedizione, la mia adorazione. A nessun'altra entità umana posso dare adorazione e venerazione.